Ritorna il grande appuntamento della maratonina. Arezzo si prepara ad accogliere questo evento sportivo molto atteso. Molto atteso, valevole anche per i campionati italiani, quindi un evento sportivo importante dal punto di vista sociale, ma anche proprio dal punto di vista del risultato che ne verrà fuori. La città accoglierà sicuramente con benevolenza questo evento, al netto di qualche piccolo disagio che verrà creato dalla manifestazione, però garantiremo sicuramente il passaggio dei cittadini che avranno bisogno di muoversi domenica mattina, considerando comunque che è una domenica mattina. E il Comune patrocina l'evento ed è anche un piccolo contributo per la buona riuscita dell'evento stesso, che ha appunto, come dicevo, un'importanza particolare. Anche in questo momento si riparte, l'estate finita, comincia la stagione autunnale dello sport, che sono sicuro non sarà come la stagione scorsa, quindi avremo una stagione ricca di eventi grazie anche ai passi avanti fatti con la campagna vaccinale e con l'utilizzo del Green Pass. Comandante, arrivano le grandi manifestazioni, si blocca il traffico, benché sia domenica, ci aspettiamo qualche protesta. Sì, però noi si è fatto di tutto insieme all'Associazione Carabinieri, ai volontari, agli organizzatori, per trovare percorsi alternativi, per far sì che la manifestazione si svolga in sicurezza, creando meno disagio ai residenti e a tutti quelli che vorranno fare una visita al centro. Quindi quello che si richiede alle persone è quello di un attimo di attesa, seguire le indicazioni del personale che saranno preposti alle deviazioni e far sì che si viva una giornata di sport tranquilla, in modo tale che si possa riassaporare la gioia di veder correre. Sicuramente questo percorso, dopo anni, siamo giunti alla 22ª edizione, abbiamo trovato forse il percorso più adatto, quello più veloce, quello che permetterà anche agli atleti maggiormente accreditati di raggiungere degli risultati tecnici importanti. È stato, diciamo, limato questo tracciato grazie anche al supporto della Polizia Municipale, che ci ha dato manforte anche su questa iniziativa. Erano anni che ci si provava, poi alla fine abbiamo trovato questa soluzione. Ovviamente da un punto di vista tecnico saranno presenti alcuni atleti reduci anche delle ultime Olimpiadi di Tokyo, quindi sono atleti chiaramente dell'Africa che saranno lì presenti, però ci sono anche protagonisti della scalata in castello di neanche un mese fa, e quindi si ripetono qui ad Arezzo, ormai hanno trovato l'ambiente giusto che lo possono, diciamo, adeguatamente utilizzare per poter raggiungere certi risultati. La presenza non è particolarmente numerosa, come ho presentato prima, nel fatto che le scuole quest'anno non potranno partecipare, i non competitivi non potranno partecipare, comunque sarà una parte agonistica, direi, particolarmente importante. Non c'è dubbio, tutti i protocolli che sono stati adottati dalle varie federazioni prevedono delle misure di controllo, di prevenzione, che assicurano la massima sicurezza sia agli atleti che partecipano sia al pubblico. Il mondo dello sport ha risposto alla grande, perché c'è questa grande voglia di ripartire e non si può che ripartire in sicurezza. La sicurezza vuol dire rispettare le norme, attenersi a tutte quelle che sono state le misure adottate dal Comitato Tecnico Scientifico.